Questa notte mi sono alzato alle 4, ho fatto un video e ho sbagliato senza darmi conto, ho registrato anche i video che stavo vedendo perché non avevo la cassa acustica accesa e un casino, 50 minuti di video saltato in aria perché si sente la mia voce e la voce dei video di skate che stavo guardando, quindi ma vaffanculo. Iniziamo adesso con genealogie, domande, anno zero. Anno domini. Anno domini perché? Il dominio di che? E allora anno del dominio, direi io. E io mi faccio un po' di domande sulla cronologia attuale, storica, della storia passata. Quindi, se 1000 anni prima si ruppe il cristallo in Dark Crystal e i malvagi iniziano a dominare con quello che rimane, allora mi viene da pensare, sempre abbiamo parlato dell'anno Domini e dell'anno Jesus e dell'anno dei 1000 anni che sono stati sfalsati alla storia, sono stati tolti, aggiunti, in più altre guerre spostate di tempo e avvenimenti duplicati, personaggi duplicati. Quindi qua c'è da riscrivere un po' di storia. L'anno Lucis è l'anno dei massonazzi, la sbrandoneria, che secondo loro è da aggiungere 4000 all'anno in cui siamo. Lasciamo stare, nessuno sa di noi terricoli quello che ci hanno fatto e quando è riiniziato questo mondo, quando è stata resettata la nostra era. Fatto sta che è una bugia quella che ci vendono, ma proprio ormai fa acqua da tutte le parti e anche per quello stanno tornando a resettarci, perché non eravamo tanto più scemi di loro, che hanno fatto acqua e buchi da tutte le parti, hanno usato solo un inganno, un'illusione per venderci la moto, ma è durata quanto? 200 anni di addottrinamento forzato dopo la clonazione. E però il danno l'hai fatto un po' prima, attorno al 1500, se vabbè, ma anche 700 anni non ti sono bastati con tutta la tecnologia che hai a manipolare sta razza? Il demiurgo, perché c'ha un casino di tecnologia, però l'abbiamo beccato, no? E allora vediamo un po'. Noè, quando si salva dal diluvio, dice si resetta l'uomo a 120 anni, facciamo una obsolescenza programmata, l'uomo da 800.000 anni che viveva come la razza di Noè adesso dal diluvio vivrà 120 anni, e penso io, ma se noi viviamo 80 anni di media, e 120 forse era l'era degli eroi a questo punto, questi uomini mezzi alti, mezzi bassi, cioè tra giganti e noi, c'è stata l'era di mezzo degli eroi, no? Forse loro arrivavano a 120 anni, ma mio nonno arrivava da 105, ma 120... ci arriva quasi nessuno, per fare una statistica dovrebbero arrivare a 120 almeno più della metà, no? La statistica, altre stronzate inventate dagli istituti di opinione pubblica. Va bene, andiamo avanti, anche se ha preso il caffè sta parlando velocissimo, mi capisci? Quando parlo con i miei clienti mi dicono minchia che veloce che parli, e gli dico meno male che ti sto parlando in spagnolo, perché se ti parlo in italiano metto il turbo.
Allora, dopo il diluvio Noè visse 350 anni. I giorni di Noè furono 950 anni e morì. 950 anni e morì. 950 anni. Il Talmud dice che Cam vede la nudezza, nudità, vede suo padre Noè nudo quando piantano una vite, una vigna, e si ubriaca Noè dopo il diluvio. Quindi Cam lo vede, lo osserva, lo deride. E allora Noè, forse si dice anche che abusò di lui. Allora Noè lo punisce, maledice Cam e i cananei, la discendenza di Cam. Fatto, guarda caso, l'Africa si è bruciata, proprio come dice la parola Cam, è quello che significa. Caldo, bruciato, va bene. Allora, è successo questo. Secondo me, poi tra l'altro vedendo che l'arrivo dei Sea People nella prima arrivata, diciamo, coincide con la costruzione del tempio. Tempio che secondo le leggende serve per far salire e scendere questa Gerusalemme celestiale. Allora penso io, qua c'è qualcosa che non va nelle datazioni. Vediamo un po', iniziamo a fare, prendiamo un punto e tiriamo da lì. Il Lazio è conosciuto come paese dei Latini, il cui centro era un grande vulcano chiamato Monte Albano. A sud-est di Roma, nel centro del cratere, c'è un lago di forma ovale chiamato Lago Albano. Nella cima del secondo picco più alto, il Monte Cavo, c'era il tempio dedicato a Jupiter Latiaris. L'ultimo tempio pagano fu distrutto nell'età media e furono costruiti vari monasteri. Durante la seconda guerra mondiale la Wehrmacht convertì il luogo in una stazione radio, che fu catturata poi da una battaglia di infanteria per truppe statunitensi nel 1944, e adesso è occupata da una stazione di telecomunicazioni. Quindi il Lazio è nato dove adesso c'è un'antenna. Iniziamo. I Monti Albani. Monti Albani, Lago Albano, e qua c'è il lago di Nemi. Interessante, Nemi. Che c'è su Nemi che possiamo sapere? Possiamo sapere che c'è una leggenda, gli abitanti del posto sicuramente lo sapranno meglio di me e più di me. Pare che ci siano state due navi inondate, affondate, seppellite, come si dice, sott'acqua, fatte affondare, che erano enormi, due navi enormi fatte costruire da Caligola in onore a Iside, la regina egizia Iside, Isis. Si dice che furono affondate sul fondo del lago. Ma è vero o non è vero? E Isis? Chi è? E quando fu? Allora iniziamo con secondo l'Historia Romana, secondo la Mirabilia Urbis Rome, un testo. Dopo la sua discesa
dopo che i suoi discendenti costruiscono la torre di Babele, Noè con la sua nave arriva e i suoi figli arriva in Italia, approda nel Tevere. Come dice nei racconti di Annio, e fonda la città, una città. Si dice che abbia avuto un figlio di nome Janus. Alcuni dicono che Janus sia lui stesso, Janoa. Ancora dati. Noè, secondo Annio, Noè e la sua famiglia di giganti hanno ripopolato la terra. Secondo Annio, che era di Viterbo, Noè ha ripopolato la terra e ha fondato Roma. Dopo il monte Ararat, se ne va nel Tevere. Poi è strano che chi racconta di lui, che è il primo testo, pare, dopo questo diluvio. Comunque racconta di lui questo Annio, che è vissuto giusto tra il 1493 e il 1502. No, scusatemi. È morto nel 1502, ma non è nato nel 1493. Aveva un ufficio datogli da Alessandro Borgia, secondo quello che ho capito io, nel 1493. Fatto sta che si racconta di questo Noè che dopo 100 anni, vivendo nell'arca nel monte Ararat e cambiando il suo nome in Jano, Noè inizia a coltivare vitigni, fonda le città etrusche e poi Roma. Va bene. I figli di Noè. Conosciamo noi i figli di Noè come Sem, Cam e Jafet. Andiamo avanti. Un dettaglio. Quando i figli di Noè costruirono la Torre della Confusione, o Torre di Babele, Noè scende con la sua nave verso l'Italia. E quindi fonda Roma, pezzo per pezzo, che poi viene unificata. I figli di Osiride, la divinità egizia, sposo di Isis, sua sorella, sono Hercules, Anubis, Macedonia, Lidus, Meon, Nettuno, Horos. Ma chi è Osiris? E da dove viene questo Osiris? E perché nomino Osiris quando stavo parlando di Noè? Perché non tutti sanno che i figli di Noè possono hanno avuto dei figli, e Cam, i figli di Cam, sono stati Canaan,
Mizraim e Cus. Mizraim è associato a Osiris, che è il suo altro nome. Quindi Osiride è figlio di Cam, figlio di Noè, fratello di Iside, Isis. Oggi non ho la voce. Ma chi è Isis? E chi è Osiris, che diviene re d'Egitto? Intanto sappiamo che se Noè è Iano, e già abbiamo visto che fonda Roma, l'abbiamo agganciato, perché Roma, secondo la nostra storia falsa, è fondata da Romolo, che però quando muore viene divinificato, santificato e nominato Iano Quirino. Quindi Romolo era Noè o Iano, Ianoa, Ianoe, Ianua. E ha fondato Roma. Romolo come Iano Quirino. Guardiamo la nave di Caligola e pensiamo, è davvero esistita? La cosa sicura è che questi sono arrivati con molte navi. Molte navi. Le navi di Caligola sono state costruite, quelle affondate a Nemi, in onore, abbiamo detto, di Iside, Isis, che abbiamo scoperto essere adesso figlia di Cam e nipote di Noè. Interessante come anche in questi testi si parla di Prometeo traducendolo come la previsione meteo. Cazzo, allora è proprio Prometeo. Andiamo avanti ancora. Guardiamo la isola Tiberina. E adesso guardiamo l'arca di Noè, che è la stessa. Thank you.